Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport07. Siamo qui con il riassunto della 15ª giornata di Serie A Team. Partita che ha visto le prime scappare via perché ha vinto il Milan, ha vinto l'Inter, ha vinto la Roma, ha vinto il Napoli, ha vinto la Juve, ha vinto l'Atalanta. Praticamente è stata la giornata un po' delle conferme, la chiamo io perché alla fine abbiamo confermato quanto il Sassuolo lì un po' è altalenante, il Verona comunque conferma di essere tale. Prima noi non perdiamo 5 minuti e partiamo subito. Vince anche in 10 il Milan. Parto col parlare di questa partita perché il Milan dimostra di essere una squadra veramente da scudetto, lo dimostra per l'ennesima volta, l'aveva già dimostrato nelle vittorie contro Inter e Napoli, lo dimostra ulteriormente vincendo anche senza Ibra, per la settima partita consecutiva senza Ibra, vincendo addirittura anche in 10 uomini. Certo, sono stati anche leggermente fortunati, devo dire, non lo dico perché sia Juventino, ma perché è così ragazzi, perché Caprari sbaglia un rigore calciandolo addirittura fuori. Un po' fortunati lo sono stati, però comunque riescono a vincere anche in 10 e dimostrano di avere una squadra ampiamente da scudetto. A vincere anche senza Ibra e Hernandez vuol dire che veramente lo scudetto, questi qua ci possono ambire, anche se l'obiettivo principale è la qualificazione in Champions. Per il momento hanno 10 punti di vantaggio sulla Juve, che è quinta, però con una partita in meno. Detto questo, il Benevento si è un po' fermato, però comunque rimane decimo in classifica, quindi bene per loro. Per quanto riguarda il Napoli, queste partite il Napoli raramente le sbaglia. Il Napoli che comunque si dimostra anche un ottimo attacco perché 31 gol fatti in 14 partite è una media superiore ai 2 gol a partita. Inoltre è la miglior difesa del campionato di Serie A con 13 gol subiti però in 14 partite. Magari il Verona ne ha subite 14 in 15, vediamo se con la partita in meno con la Juve subiranno gol o meno, perché sennò potrebbero rimanere il migliore attacco di Serie A. Vincono, comunque non vincevano da 3 match, ragazzi. Hanno ottenuto un punto in 3 partite, ora vincono 4-1 a Cagliari. Leggermente fortunati perché il Cagliari è stato lasciato con l'uomo in meno. Però comunque l'importante era tornare alla vittoria dopo 3 partite andate male e il Napoli è tornato alla vittoria. Queste partite comunque contro squadre come Cagliari, Udinese, Bologna le sbagliano molto raramente quest'anno, sbagliano spesso per i big match. Vedremo come proseguirà, mentre l'Atalanta torna a fare pochissimo. Per l'Atalanta questa è la terza vittoria in 5 match, in 5 match ottiene 3 vittorie e 2 pareggi, quindi ottima media per la Dea che risale la classifica. Si porta a meno 1 dal Sassuolo, però con una partita in meno, quella partita da recuperare che ce l'hanno con l'Udinese. Quindi una partita in meno per l'Atalanta, settima in classifica. Se andasse a vincere quella partita con l'Udinese andrebbe quarta in classifica, però in attesa di Juve-Napoli, quindi si vedrà. Comunque un'Atalanta che dimostra di essere in lotta per la Champions non è definitivamente uscita dai giochi, anzi 7 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte finora, comunque dimostra una buona media per la squadra che ha Gasperini, con una squadra che continua a far bene, continua ad essere costantemente nella parte sinistra della classifica e in piena lotta per Champions ed Europa League, che questo è l'importante. Sassuolo che cade, non riesce più a fare gol, però comunque non ottiene una pessima media perché ha ottenuto comunque 7 punti in 5 match e non è male, non è male ragazzi. Per essere una squadra che ha l'obiettivo minimo comunque di salvarsi. Per quanto riguarda la Roma, la decide Dzeko, a 35 anni ancora decisivo. Per la Roma nelle ultime 5 partite sono ben 4 le vittorie, dimostrano di essere comunque un buon attacco, devono migliorare leggermente in difesa, però per il momento la Roma è in attesa di Napoli-Juve, è terza in classifica, comunque a meno 6 dall'Inter, a meno 7 dal Milan, quindi neanche chissà quanto distante, veramente veramente bene i giallorossi. Davanti a loro nelle ultime 5 partite più punti ha fatto solamente l'Inter, stanno ottenendo una media veramente alta. Il loro obiettivo penso sia la Champions League, anche se hanno rose comunque supererà la loro, però il loro obiettivo è la Champions League, trascinati da un super Dzeko e da un super Henrik Mkhitaryan. Riescono a vincerla 1-0. Sampdoria che invece è alla seconda sconfitta consecutiva, la terza nelle ultime 5 partite, però rimane undicesima in classifica, anche se i punti sulla zona salvezza iniziano a farsi leggermente minori, perché comunque la Sampdoria ha appena 6 punti di vantaggio, quindi altri passi falsi diciamo che non possono permetterseli. Per quanto riguarda invece l'Inter, ragazzi, cappotto nerazzurro, cappotto perché sono 8 le vittorie di fila in campionato dell'Inter, miglior attacco della Serie A e neanche una pessima difesa comunque. Certo, dovrò migliorare la difesa, però quest'anno sto vedendo che segnano un po' tutte le squadre, quindi insomma diciamo che da una parte ci può stare. Il loro obiettivo è lo scudetto, l'hanno messo bene in chiaro. Hakimi è un treno veramente infermabile, anche se voi sapete come la penso, che per me Hernandez è leggermente superiore al marocchino. Però comunque fatto sta che l'Inter ottiene l'ottava vittoria di fila in campionato, si mantiene a meno 1 dal Milan, più 6 sulla Roma, più 8 sul Napoli e più 9 sulla Juve, in attesa degli altri scontri, ovvero quello con l'Atalanta, quello di Napoli-Juve. Vedremo come andrà a finire anche lo scontro diretto con la Juve. No, perso quello col Milan, altri passi falsi non se li possono permettere. Comunque per loro una sola sconfitta in 15 match è veramente bene. Vola invece il Verona,
letteralmente, perché Zaccagni ha segnato di rovesciata. Verona che dopo un punto in tre partite si conferma nella parte sinistra della classifica con 23 punti, e anche quest'anno hanno ottenuto, secondo me, non dico già la salvezza, però comunque sono a più 12 sulla zona retrocessione, quindi veramente veramente bene. È vero che ultimamente Torino, Genoa, Crotone stanno facendo bei punti, però è anche vero che il Verona ha già una determinata somma sulla zona salvezza. Si mantengono ottavi in classifica davanti addirittura alla Lazio e la Fiorentina, cioè hanno 8 punti in più della Fiorentina, che ha una rosa per me molto molto superiore alla loro, non per niente giocatori come Amrabat si è trasferito alla Fiorentina, quindi insomma un po' strana questa situazione, soprattutto per la Viola, ragazzi, che giusto contro di noi doveva fare la partita della vita, e va bene. Ma passando, dicevo, al Verona, per lo Spezia è male, secondo me. Io non è che adoro sto giocatore, però secondo me devono provare piccoli titolari. Ok, Kenzo là segna come non ci faccio un domani, però devono cercare di stravolgere il modulo, perché giocatori come Piccoli, specie quando lotti per la salvezza, ti possono ritornare particolarmente utili. Per quanto riguarda la Fiorentina, non riesce a trovare continuità nei risultati, dovevo ottenere una vittoria, ok che questo è il quarto risultato utile consecutivo, quindi insomma è una Fiorentina, quella di Prandelli, in netta crescita, però è anche vero che 15 punti in 15 partite alla fine dei giochi, 3 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte con la rosa che hanno, è veramente un'utopia, ragazzi, perché è una rosa che ha Calaicón, Ribery, Vlahovic, Kwame, Cutrone che comunque è forte, Pulgar, Borca Valero, Castrovilli, ragazzi hanno una rosa veramente fortissima, Pezzella, Milenkovic, Dragoschi, potrei continuare fino a domani, non riesce a trovare continuità, bene il Bologna che ottiene un pareggio, per loro invece i punti sono 16, sono a più 5 sulla zona salvezza, e un Bologna in netto calo rispetto a quello delle scorse stagioni, se non si svegliano un po' giocatori come Sansone, Orsolini, Barrow, mi sa tanto che il Bologna è in netto calo, anche perché i gol fatti sono diminuiti parecchio rispetto allo scorso anno. La Fiorentina non mi soffermo tanto, perché comunque sapete già come la penso, dovevano far rimanere gli non che stia andando troppo male alla fine Prandelli, però Iachini doveva rimanere. Troppi punti persi invece per la Lazio, continua a perdere punti, lo dimostra il fatto che ha avuto una vittoria negli ultimi 5 match, quindi veramente malissimo la Lazio, che è a partite piene, cioè non hanno partite da recuperare, e sono noni in classifica, ragazzi, quindi veramente malissimo, malissimo l'Udinese, che con l'Atalanta, che è una partita da recuperare, sono a meno 3 dalla zona Europa League, e udite udite ragazzi, con il Napoli che ha una partita in meno sono a meno 6 dalla zona Champions, quindi veramente malissimo malissimo la Lazio quest'anno. Spero per loro si risvegliano, hanno fatto benissimo in Champions League, invece in campionato 6 vittorie in 15 partite sono veramente un bottino troppo diciamo povero per essere una squadra che comunque ha campioni in rosa. Per quanto riguarda il Genoa invece è il terzo risultato utile nelle ultime 4 partite, 11 punti per loro e in piena lotta per la salvezza, sono in risveglio e vedremo come andrà a finire. Per quanto riguarda invece il Torino, finalmente riescono ad ottenere una vittoria, terzo risultato utile consecutivo per i Granata, 11 punti in 15 partite sono veramente pochissimi, però insomma sono in risveglio, stanno capendo finalmente il gioco di Giampaolo, e secondo me potrebbe essere un po' la partita della svolta questa. Spero di non gufarla per i tifosi Granata che magari staranno seguendo questo video. Però insomma è un Torino che dopo 2 pareggi consecutivi era arrivato il momento di vincere, e ce l'hanno fatta, sono riusciti a vincere, la lotta salvezza si va finalmente un po' più accesa, e dunque loro sono a 11 punti, momentaneamente sono addirittura salvi perché sono 17esimi, spero per loro che diano continuità di risultati, perché come la Fiorentina hanno una rosa abbastanza forte, leggermente minore della Fiorentina, però insomma hanno una rosa comunque forte, riescono ad andare in vantaggio senza subire la rimonta, finalmente. Per quanto riguarda il Parma invece in netto calo, loro sono invece avendo un percorso inverso rispetto al Torino. Detto questo ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto, se ti è piaciuto ti invito a lasciare mi piace, caso contrario dislike, commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Da Manusport07 è tutto. In descrizione il link per seguirmi su Instagram. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!